Nessuna luce in fondo al tunnel. Per lo storico piroscafo Patria di Como il degrado avanza e lo stallo prolungato rischia di diventare cronico. Un'altra estate infatti è stata archiviata senza vedere il piroscafo del lago di Como di nuovo in navigazione ma ancora ancorata a Villa Olmo. È tutto fermo, sottolinea Enrico Guggiari, presidente della società Lake Como Steamship Company che si è aggiudicata il bando per la gestione. Stiamo procedendo con la progettazione e proprio nei prossimi giorni avremo un incontro in merito per poi procedere con il perfezionamento dei preventivi, ma da parte della provincia è tutto bloccato. Lungaggini burocratiche, intoppi e rinvii sicuramente hanno prolungato la situazione di stallo in cui versa oramai da anni il Patria. La società dunque, che si è aggiudicata la gestione del piroscafo, sta lavorando a un nuovo progetto per destinare il Patria a fini turistici da presentare poi alla soprintendenza con l'obiettivo di trasformare senza tradire il Patria in natante per crociere. Abbiamo chiesto di occuparci direttamente della manutenzione ma non ci è possibile perché l'accordo che ci permette di essere operativi non è stato ancora siglato, continua Guggiari. Questo perché ancora non abbiamo la disponibilità dei pontili e dei cantieri dove effettuare i lavori necessari e conclude: nessuno firmerebbe con queste condizioni.